Ciao a tutti ragazzi, io sono Bella Faccia e bentornati in un nuovo fantastico video. Come state? Spero tutto bene. Oggi vedremo tantissime costruzioni che sembrano reali, quindi lasciate subito un mi piace e iniziamo con il video. State pronti? Perché le costruzioni che stiamo per vedere saranno incredibili. Ok, iniziamo con la prima. È un T-Rex, ragazzi, è un T-Rex cibernetico, un cyborg T-Rex. Guardate com'è bello, cioè sembra quasi reale, sembra piccolo, ma io sono a centinaia e centinaia di blocchi lontano da lui. Mettiamoci in spectator e andiamo a vederlo da più vicino. Guardate che bello, mamma mia, se esistesse veramente un T-Rex cibernetico come questo ci divorerebbe in un secondo. Guardate che bello, la parte che mi piace più di tutto è la pancia fatta di magma block. Guardate che tecnologia aliena, un T-Rex completamente robotico, è fatto incredibilmente bene in ogni minimo dettaglio e non è nemmeno la costruzione più bella che vedremo oggi. Guardate quanto è alto. Allora io mi voglio mettere un attimo qua per farvi capire quanto è gigantesco. Se guardate io quanto sono piccolo in confronto al T-Rex, cioè guardate, potrebbe schiacciarmi in un secondo. Ok, la prima costruzione l'abbiamo vista, preparatevi per le prossime perché saranno incredibili. Per questa costruzione ho dovuto alzare il render al massimo. Come vedete alle mie spalle si è generato tutto il mondo. Ragazzi, è una balena gigante. Una balena fatta di terra, una balena fatta anche di rocce, di qualsiasi cosa. Mi devo mettere in spectator perché è così gigante che non riesco neanche a muovermi. Cioè, guardate che bella. Guardate, Chunk 64, per farvi capire quanto è grande. Devo rigenerare la mappa perché non si caricava. Ecco a voi la balena volante. Guardate quanto è grande, quanto è gigantesca. Cioè, è una balena, ragazzi. È una balena fatta di terra. Scusate se dovesse laggare un po', ma queste costruzioni sono terribilmente grandi. Cioè guardate dentro, ospita una marea di mostri. E qua dentro possiamo addirittura entrare dentro la balena. Cioè guardate che bella. È incredibile, queste costruzioni sembrano vere. Cioè sembra proprio una balena che sta volando sopra le nuvole, sopra la nostra testa. È incredibile, ragazzi, cioè guardate quanto è immensa. Per farvi capire quanto è grande, io mi metto qua sopra e guardate. Cioè io sono il nulla a confronto di questa balena. Ok, prossima costruzione enorme. Ok, siete pronti a vedere la mia preferita, la costruzione più grande e reale di sempre? Medusa! Guardate ragazzi quanto è bella, è incredibilmente grande. Se guardate addirittura i serpenti, guardate ogni singolo serpente quanto è bello. E guardate i suoi occhi, sono ipnotizzanti. È così grande, così fatta bene che sembra reale. Se guardate addirittura gli uomini di pietra che ha ucciso, guardate. Oh mio Dio, è incredibile. Sono ai Chunk al massimo, ragazzi. Cioè, guardate che bella. Cioè, guardate i serpenti, sono fantastici. Cioè, io pagherei oro per saper costruire una costruzione così incredibile, così grande. Chi l'ha costruita deve essere un genio, un artista. Guardate, è bellissima. Wow, penso che questa sia la mia preferita. È troppo bella. Cioè, guardate. Guardate io quanto sono piccolo, entro addirittura dentro le narici. Ehi Medusa, che schifo, c'hai una caccola, oh mio Dio. No, ma è troppo bella, è troppo grande, è troppo grande. Ah, l'aria di mare, non c'è nulla di più bello che una nave decisamente gigantesca. Guardate, oggi vi propongo, oh mio Dio, stavo per morire. Vi propongo un'incredibile nave super reale. Guardate quanto è gigantesca, sembra piccolina da qua, ma è veramente, veramente gigante. Guardate che bella. Ok, in confronto alla Medusa di prima sembra nulla, però è fatta veramente veramente bene. È gigantesca, chissà quanti giocatori di Minecraft potrebbe contenere questa nave. E poi è fatta benissimo anche dentro, a ogni singolo dettaglio. Si può andare giù, si può andare su. È un pochettino claustrofobica, però non c'è male, dai. Chissà quanto c'è voluto per costruirla. Prossima costruzione che sembra reale. Cosa c'è di meglio che un incredibile spaventapasseri gigante? Oh mio Dio, è fantastico. Cioè, guardate,
è incredibile in ogni minimo dettaglio. Se sembra vero, se sembra che lui stia per venire verso di me, spaventapasseri, tutto bene? Guardate che bello, è fantastico. Qua ci sono degli occhi pianta, qua c'è una lanterna, qua c'è una spada incredibile con un occhio. Ok, da vicino, se ci avviciniamo, sembra ovviamente finto, perché comunque sia è Minecraft, i blocchi si vedono. Però se ci allontaniamo, cioè, sembra reale, ragazzi. Guardate che roba. Sembra reale. Cioè, ma chi cavolo è che ha costruito tutta questa cosa? È bellissimo, è fantastico. Indovinate quanti blocchi ci sono in questa costruzione. Cioè, io veramente non ho parole. Ce ne saranno a miliardi. Ammirate il disco volante che sta rapendo delle mucche. Oh mio Dio, è fantastico. Cioè, guardate, un disco volante enorme, abbastanza bello, ma nemmeno troppo enorme. Ma qua ci sono delle mucche. Cioè, delle mucche, ma come si fa a fare delle mucche così belle? Un disco volante che sta rapendo delle mucche. Ok, non sarà la costruzione più grande, ma secondo me in questa classifica ci entra come, perché è troppo bello. Se è troppo bello, un disco volante che rapisce delle mucche. Mi fa troppo ridere. Prossima costruzione. Un golem, ragazzi. Scusate se non conosco proprio il nome della costruzione. Forse è un personaggio, però non lo conosco. Non lo conosco, sì, non lo conosco, quindi scusate. A parere mio sembra un golem in un bioma dei fiori, con una specie di ciliegio sopra la sua schiena. Ed è fantastico, cioè guardate, rappresenta a mio parere la natura, guardate che bello, è fantastico, è una costruzione bellissima, mi piacerebbe un sacco nel mio mondo visto che amo la natura, guardate che bello, è fatto perfetto in ogni singolo dettaglio, sembra che i blocchi siano messi a caso ma non è così. C'è un ordine per tutti i blocchi. È semplicemente incredibile. Ovviamente nella classifica dovete scrivere qual è la vostra costruzione preferita, eh. Comunque sia, guardate, ha una specie di... sembra quasi una fata. Può essere una fatina? È una fata. Sì, sembra una fata. Ok, la prossima costruzione che sembra reale è incredibile. E questa creatura che tiene la terra, tiene tutti gli elementi in mano con tutti i pianeti, sembra quasi un quadro del nostro universo. Qui ci sono delle meduse addirittura, posso vedere. Lì c'è la terra anche lì, ci sono più terre. E non capisco che razza di creatura sia questa. Sembra una specie di sirena. Sirena robot sembra, perché sembra più che altro un robot che tiene in mano il nostro sistema solare, da quello che capisco. È bellissimo, guardate, i pianeti sono fatti incredibilmente bene e sembra super realistico. Guardate che bello, sembra una specie di divoratore di pianeti che li sta spazzando via pian piano, è fantastico. Oppure non lo so, è la creazione della Terra, mi sembra. Questa è la Terra... la prende, la modifica fino ad arrivare a questo. Guardate questa medusa, che bella comunque, mamma mia. Oh mio Dio, questa costruzione è troppo reale. Guardate che roba. Cioè, è un ambiente incredibile con questo ragazzo che sembra una specie di contadino. Non vorrei sbagliare il nome, magari un personaggio, quindi scusatemi. Cosa c'è scritto? Oh mamma mia, un pescatore che ha pescato forse del pesce, o un viaggiatore. È un viaggiatore e lì c'è anche una volpe. O un cagnolino, che cos'è? Sembra una volpe. Sembra, oh mio Dio, guardate che bella. Cioè, questa cosa sembra troppo realistica, ragazzi. Non potete dire il contrario, è bellissima, guardate che roba. Ok, ho rimesso giorno. Cioè, guardate addirittura le piante come sono fatte bene. È incredibile che su Minecraft si possano fare delle costruzioni del genere. Cioè, guardate io quanto sono piccolo. Guardate quanto sono piccolo in confronto a questo gigante. Ma vi immaginate vedere un gigante così? Cioè, io corro più non posso. Ok, prossimo mondo. Oh, questa costruzione si chiama Bubonic. Penso che sia il dottore della peste, non lo so, ha questo nome. Però è incredibile questa costruzione, guardate. Cioè, sembra proprio reale, sembra che lui mi stia guardando. È incredibile, sembra una specie di spirito
dovrebbe essere, sì, è qualcosa di molto cattivo, è meglio stare lontano da questo tizio, il dottore del male, il dottore dei topi, della peste, secondo me. Guardate che bella, è incredibile, la lanterna è fatta benissimo, è fantastica. Sarebbe bello avere un bella faccia a dimensioni così grandi nel mio mondo, eh? Wow, che bello. Ecco la prossima incredibile costruzione super realistica. Questo è tutto il nostro, diciamo, pianeta, il nostro universo, il nostro sistema solare, simile a quello di prima, ma è un astronauta. Guardate che bello, cioè è ultra realistico, è lui che sta andando su una specie di, che cos'è, una spada, un coso, un meccanismo volante, e sta generando tutto lo spazio. Mamma mia, è bellissimo, è incredibile. Guardate quanto è fantastica questa costruzione. È un samurai che sta tagliando tutto, guardate che bello. È un pochettino spiritato perché sembra uno zombie. Guardate che bella la spada, il braccio. È tutto in stile giapponese, guardate che bello. È fantastico, questo è veramente grande. Secondo me questa è una delle costruzioni più grandi che abbiamo visto finora, eh? Io sono un moscere... Cioè guardate il maiale quanto è piccolo in confronto a tutta la costruzione. È gigantesco, guardate che bello. Se pensavamo di aver visto tutto, adesso c'è una scacchiera incredibile. Cioè guardate, ancora non mi si è generata tutta la mappa da quanto è grande. Questa è veramente gigantesca, è una scacchiera che si sta distruggendo. E tutte le pedine, tutti i pedoni, gli scacchi stanno volando in aria. Cioè guardate che roba, è fatta benissimo. Cioè è difficilissimo fare queste proporzioni qua, fare queste cose perpendicolari così. Sembra facile, ma è una cosa veramente complicata. Wow, mi sta laggando il mondo. Infine, per chiudere in bellezza, abbiamo un'altra costruzione epica. Cioè guardate, guardate che costruzione incredibilmente gigante. C'è un demone di ghiaccio incredibilmente grande che sta perdendo del sangue. E qua ci sono delle costruzioni, un castello immenso. Qua c'è una signorina, salve. Tutto bene? È fatta di pietra. Mamma mia, cioè guardate che castello enorme. Ma quanti blocchi ci sono? Ma chi è che ha fatto tutte queste cose? Cioè, è tutto fantastico. Cioè, guardate che bello. Ragazzi, io spero che questo super video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qual è la costruzione che vi è piaciuta più di tutti. Da bella faccia è tutto. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao!